9 marzo 2020. Good morning, Covid-19. I protagonisti di questa storia sono molti, sono infiniti. Sono gli attimi di vita, inseguiti da 5 passati, un gruppo di persone che si alza la mattina, che ogni giorno di questo isolamento da coronavirus sceglie di alzarsi la mattina e stendersi sul pavimento. A fare che, mi dirai? Esistere, stare, starci dentro, starci, nel loro, nel nostro compito di esistere. Per chi crede solo a occhi e orecchie, a fare un risveglio muscolare. Messi dentro un corpo, una voce, delle persone che hanno sì un loro nome, ma qui gli attribuiremo nomi iperborei, di gente seria, tosta, per bene e anche no. Con un sogno. Due piedi, due gambe, due braccia, una testa, mille oleodotti della pelle, del cuore, dell'anima che non sanno come gestire. E migliaia di sghembe, fratture, frammenti di diverticoli a zonzo impazziti di quando si sono fatti male, che la vita spacca a chi tocca. Che girano in tondo, attraverso, di profilo, si ribellano, si incasinano, tanto che se non stai attento ti stendono. Ma intatti come rose, sbocciate al primo sole, aperti all'infinito e contrari al maligno. Boni caldi di pane al forno e cornetti caldi alle 5 di mattina. In una parola, esseri umani, simpatici. Eccoli loro, il flancio, la flaca, il ninja, sandwich, poi c'è Carlot. Sono nomi iperborei per il girovita di Dumbo, ricordatelo. Non ho una foto da mostrarvi di questo, l'anima ce l'ha. È l'attimo più prezioso di questa giornata. Esco di casa e un bambino mi fa buh da dietro l'angolo. Faccio un salto indietro, mi giro e glielo dico ridendo. Mi hai spaventata davvero. Ride anche lui, molto. Ridiamo insieme, poi subito corre a coprirsi il viso. Va dietro ai palloncini gialli, tanti, che lo nascondono tutto. E lì rimane, e continua a ridere. C'è anche il portiere dietro di noi, che ride anche lui mentre fa le pulizie. L'attimo perfetto, felicità. Io mi regalo quel suono, il suono della sua, della nostra risata dentro il cuore. Da questo ho la forza per tutta la giornata e spero anche per la prossima e quella dopo ancora. È la vita, semplice, no? Semplice come un grazie, grazie di quest'attimo che non ha tempo. È tempo e il tempo è il dono più prezioso che abbiamo. Ma ho difficoltà a crederlo vero oggi. Alla fine di un giorno, di ogni giorno, diventa sempre più distante, si sfibra, un sogno quasi, una bolla di sapone. È accaduto davvero? A me? Ero io? Per tenerlo con me, per conservarlo intatto e leggero, spensierato com'era, l'ho vissuto e vissuto ancora e ancora e ancora in testa, finché non l'ho scritto. Scriverò un libro. È come riportare a casa te stessa, un affetto, un amico. Vi porto a casa, bimbi. Ah, ringraziamo Federica Bracarda, attrice, che ha interpretato, per far esordire questa presentazione, alcune delle parole scritte dall'autrice. Un paio di pagine di questo volume, che nel corso della presentazione ne interpreterà altre. Buonasera, benvenuti. La presentazione odierna, qui alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni, che ringraziamo per l'ospitalità, verte su questo volume, questo romanzo, diremmo analogico, non nel senso di opposto al digitale, nel senso che procede per analogie, ha una trama apparentemente discontinua, ma in realtà
in tessuta di rimandi interni che, benché sotterranei, diciamo, ad un certo punto della lettura emergono, e il titolo del romanzo è Good Morning Covid-19, edito per l'edizione della Nuova appunto nello scorso in realtà nello scorso anno, di fatto, prima che la seconda ondata ci imponesse la seconda chiusura, è scritto da Carla Di Donato, che ora presentiamo brevemente, prima di cedere la parola ad altri incaricati di illustrarci alcuni aspetti del testo. Carla Di Donato, diciamo, imperversa da anni per l'arte, no? Della quale padroneggia vari linguaggi. Quello che... Ah, grazie, no, il mio non si accende, però credo che la voce arrivi in tutte le frequenze, no? Sentite? Beh, sentite in fondo? Beh, in fondo sentono. La Carla Di Donato imperversa in varie, attraverso l'arte, attraverso varie manifestazioni. Diciamo, quella che la descrive più spesso, secondo me, è quella della danza. No? Se tu ti dovessi definire, ti definiresti forse danzatrice, o comunque, se ti dico pensa a una cosa che ami, pensi alla danza, giusto? Sì, la sorgente. Come ecco, la sorgente è la danza, sorgente di tutto. Perché ha studiato allo IALS, credo, danza, e anche presso altri istituti, l'ha praticata, si è esibita in palcoscenici nazionali e anche internazionali, e la insegna, sempre allo IALS di Roma, credo. Sì. Quindi è un'esperta di coreografia praticata, agita e anche studiata, si occupa di teatro come saggista, perché ha scritto due volumi che hanno a che fare appunto con il teatro e con l'uso della luce, in particolare nel teatro. L'ultimo suo volume è su un personaggio molto singolare che magari al pubblico grande non è noto, ma che ha contribuito in modo decisivo all'idea dell'allestimento scenico, così come in realtà lo conosciamo e come non lo conosciamo. Si chiamava Alexandre Salzman, il libro è edito dalla Carocce del 2015, ma è anche autrice teatrale, un suo dramma, una sua pièce, come lo definiresti? Pièce, dramma? È un suo monologo a tre voci. Il Ponte ha vinto il premio FERS nel 2010, è anche poetessa. Ho quasi finito la presentazione, perché sono molte le attitudini che ha dimostrato, e non paga di tutte queste attitudini, ha pensato bene anche di diventare romanziera, oltre a essere giornalista pubblicista per la Civiltà Cattolica. Romanziera è appunto, ci propone questo suo romanzo d'esordio, che ha un titolo abbastanza evocativo. Se insomma avete nel cuore Robin Williams e insomma andavate al cinema negli anni 80, capite a quale titolo faccia riferimento il titolo del romanzo, del quale ci parlerà uno che, diciamo, di danza, di teatro si intende abbastanza, secondo me, vagamente, diciamo, Enzo Cortasco, che appunto, ma è la mia opinione, no, scherzo, ovviamente Enzo è un grande studioso di danza, un giudizio di valore, è un poeta, anche lui insomma ce ne ha parecchie, cioè è un poeta, uno studioso, uno scrittore, e da par suo ci presenta questo romanzo attraverso le riflessioni che la lettura gli ha suscitato. Quindi passo la parola a Enzo Cortasco. Sì, grazie, buonasera. Io ho preparato una sorta di relazione happening follemente teatrale, come un po' folle sono i personaggi di questo libro di Carla Di Donato, e poi in questa mia sorta di relazione entrerà in alcuni punti, in alcuni momenti, la nostra attrice, lettrice Federica Bracarda, che avete sentito prima. E allora io, non so, leggendo questo libro ho riflettuto sul fatto che siamo usciti tutti un po' matti da questa esperienza. Io lo so con certezza, perché ho vissuto momenti di quasi follia vera e pura durante la chiusura, ma ognuno ha reagito come ha potuto. La nostra scrittrice,
Carla Di Donato ha scritto questo romanzo che stiamo presentando adesso, perché non è che posso presentarlo, come dicevo prima, e ce l'avevo in piena lucidità mentale, perché sono impazzito ancora di più leggendo questo libro costruito sapientemente con strani, strambi personaggi, voci stralunate, e mi sa che pure l'autrice ha pure, che è l'autrice in quel periodo sicuramente e certamente un po' matta, ella lo stava diventando, oppure sì, ci è uscita con questo lockdown che sta per finire, direi, ma insomma non credo che sia finito del tutto. Ma la danza, l'arte che lei ama di più, come dire, l'ha salvata in un certo qual senso. Infatti, come sopravvivere ad una lunga quarantena, come sfuggire all'ansia, alla paura, lei, l'autrice, ha inventato e vissuto questa storia con un narratore, quattro personaggi uniti ma divisi dalla chiusura di questi contatti, tutti personaggi che usano il santo subito computer, che è stato, come dire, il mezzo che ci ha tenuti un po' vicini, quindi non solo WhatsApp, il computer, Skype, WhatsApp, Messenger, insomma l'era tecnologica ha avuto la parte del leone, anche se nessuno in effetti ci capiva molto bene su come tutte le cose funzionassero, no? Lo Zoom, eccetera, eccetera. Ma ad esempio, per riallacciarmi a questo fatto dell'inesperienza da parte di molti che hanno dovuto imparare proprio in questi due terribili anni, c'è un episodio che mi ha fatto sorridere molto nel libro della Carla, l'episodio in cui c'era una videochiamata, l'autrice faceva una videochiamata ai genitori a Roma, e questa videochiamata mi ha fatto, insomma, letteralmente impazzire dalle risate. Papà, mamma, diceva, ma soprattutto a papà, lo dovete avvicinare agli occhi questo telefonino, non lo dovete tenere alle orecchie, perché è un video, avete capito? Si tratta di un video, se non lo guardate, se non ve lo mettete davanti, con che cosa lo volete vedere o guardare questo video? Allora c'è questo pezzo che è molto esilarante. Insomma, i personaggi di questo romanzo un po' tragicomico e surreale hanno dei nomi strani, vivono in un'atmosfera tutta loro un po' da teatro dell'assurdo, oserei dire. Uno si chiama Fluncio, poi c'è Sandwich, poi ce n'è un altro così un po' ieratico, il Minia, infine c'è la Flacca, che è un'argentina, e poi c'è la Carlotte, ok? A proposito, questa ragazza argentina, io in quel periodo stavo scrivendo questo libello su un racconto sulla danza terapia e su Maria Fuchs, che ha 100 anni, il 2 gennaio compirà 100 anni e faremo un evento, di questo grande compleanno famosissimo che sarà celebrato in tutto il mondo. Insomma, questa argentina mi ha fatto pensare alla mia amata Maria Fuchs, che in questo suo laboratorio a Buenos Aires ha a che fare con molti folli. Quindi, che ne so, questi personaggi è la stessa autrice, cioè la conduttrice del laboratorio, la Carla Di Donato, mi si è sdoppiata, perché lei parla molto di sdoppiamento in questo romanzo, ma mi si è sdoppiata ancora di più, perché mi sono apparse due immagini, lei e la Maria Fuchs con questa specie di gente un po' strana. E quindi la direttrice di questi giochi di danza sembrava proprio lei. Quindi ogni mattina che cosa succede? Tramite questo santo computer, le videochiamate, ogni mattina una videochiamata, la conduttrice del laboratorio, la scrittrice, crea questo gruppo e lo chiama proprio Good Morning COVID-19,
le aiuta ad alzarsi con precisi riscaldamenti muscolari, ogni mattina creano una sorta di rito collettivo di sopravvivenza, quindi anche un rito di arte, di danza, un rito di laboratoriale, di training teatrale, di danza laboratoriale. Nell'epigrafe del libro, mi è piaciuto molto questa epigrafe, c'è la danzatrice scrive, che poi è l'autrice: ho imparato a volare ad ali rotte, a resistere con aghi nelle pupille, ma il mio è un cuore danzante, un volo ininterrotto di anima. Perché questa donna parla anche di anima con la lettera maiuscola, perché questo originale racconto di Carla parla dell'anima platonica, ma anche dell'anima neoplatonica, l'anima di Plotino, che viene quasi a infondersi in questi personaggi stampi, ma soprattutto nella mente e nel corpo di questo io narrante, di questa voce narrante che regge e muove i fili di tutte queste marionette che ogni giorno devono allenarsi per ritornare a vivere. E soprattutto, proprio come succede nel laboratorio di Maria Fuchs, per esempio, ad impossessarsi di che cosa? Della propria mente, ma soprattutto del loro corpo e soprattutto delle loro relazioni. Il titolo del romanzo mi ha fatto pensare al film famoso Goodbye Vietnam, quel capolavoro con il bravo Robin Williams. Poi leggo verso il centro del libro che non sbaglio, in effetti l'autrice si è ispirata proprio a questo film famoso. Ecco perché citava Robin. Io non riuscivo a capire chi fosse questo Robin, e in questa sorta di romanzo non romanzo, pieno di rimandi, pieno di scompaginamenti di carte, nel quale devi andare, almeno a me è successo questo, a vedere che cosa è successo prima, c'è qualche intoppo che non ricordavo. Questo Robin mi era sfuggito, insomma, non so, ma chi è, ma chi sarà questo Robin? Vai a pensare che era il Robin Williams del film, era l'attore e l'attrice che era a casa sua e insieme a tutti gli altri personaggi che la seguivano tramite il computer, quindi ognuno a casa loro, stavano cercando una sorta di equilibrio in questo mondo che oscilla e che oscillava e che continua ad oscillare. Ecco perché questi personaggi siamo tutti noi, ancora adesso e forse ancora peggio adesso, oscillanti ed impauriti. A questo punto chiamo la nostra attrice perché c'è questo nesso fra, ci leggi proprio due pezzi o un pezzo lungo la parte di queste letture che si rifanno a questo film il cui titolo è stato ripreso dall'autrice. Alle 8 del mattino suona la sveglia, inizia la mia giornata. Mia madre ha 80, non vuole che io lo dica esattamente quanti anni ha. Che gli dimostro? Mi fa. Pratico la danza da quando avevo 6 anni, con qualche interruzione nel tempo, e da 2 insegno teatro jazz. Ho partecipato a spettacoli professionali e amatoriali, ballato al Teatro Sistina, allo Stadio Olimpico, a Saxa Rubra, che poi era Rai 2, sul portone di casa, nella mia testa, in salotto, sulle scale, in camera mia, mi alleno e do lezioni 5 giorni su 7. Mia madre, 9 volte su 10, con la sua voce tranquilla, mi dice: oggi che fai? Lunga pausa. Ginnastica? Ecco, più o meno. Da quando mi ricordo è così. Io che prima mi spaccava in 2, mi faceva fuori dentro, negli ultimi anni ho
imparato ad accoglierlo e a gestirlo questo. Ogni volta sorridevo e ripetevo: comunque, non è ginnastica, mamma, è danza. Ah, sì, danza. Lei faceva, prima della quarantena, ginnastica generale 2 volte a settimana. Ogni mattina, da un po', faccio una cosa che alla fine ho chiamato risveglio muscolare e che non mi sarebbe francamente mai venuta in mente di fare se non fosse che, iniziata la quarantena in Italia, un giorno Sandwich, anche lei allieva dell'Accademia Artisti, mi dice: tutto il giorno a casa, che noia, facciamo un po' di ginnastica, Carlotte. E una mattina, che eravamo in videochiamata su WhatsApp, io e lei, a un certo punto le dico: dai Sandwich, trova un po' di spazio, seguimi. E lei sposta un po' di cose in cucina, che oggi fuori è presto e fa freddo. Iniziamo insieme questa cosa chiamata ora risveglio muscolare. Da lì lo allargo agli altri dell'Accademia, al nostro piccolo gruppo WhatsApp, e quindi, dato che FB è il nostro grande fratello, creo un gruppo privato su Messenger. Da lì farò la mattina il risveglio in videochiamata. Così loro vedono me, ma soprattutto io vedo tutti loro, penso. Perché li voglio vedere. Come lo chiamo questo gruppo? Beh, risveglio. Buongiorno. Good morning. Ci ha messo almeno 200 uguali. E allora tocca aggiungere qualcosa. Che cosa? Provo con l'emoticon. Bah, non mi convince nessuna. Perché siamo qui? Perché mi ritrovo qui e ora a fare questa cosa? In quell'istante nasce Good Morning COVID-19. Robin era in Vietnam, io a casa mia, loro, beh, loro a casa loro. Bravo, bene, grazie, brava. La musica e la danza sono la strada e il labirinto da percorrere perché questi personaggi, non tutti, possiamo ritrovare la felicità, la voglia di viaggiare con l'immaginazione, o è come in una processione o in una sfilata di ombre, i maestri di danza e di musica appaiono come maestri di esistenza e di vita. Però muoiono anch'essi. Questo è stato uno dei grandi dolori di questo periodo. Insieme alle bare che tutti abbiamo visto in fila con angoscia e sconcerto, sono dipartiti anche i maestri. Uno di danza molto caro all'autrice e suo diretto maestro. Poi anche gente ancora più famosa come Ezio Bosso, la musica, Sepulveda, la letteratura, e poi Morricone, ancora la musica. Roma è deserta, il vuoto e il silenzio sono anch'essi dei protagonisti insieme a questi personaggi, diventano personaggi essi stessi, e lo diventano anche le sirene delle ambulanze che portano i malati da un punto all'altro della metropoli. I personaggi del romanzo diventano quindi attori per caso, lasciano parlare il bambino che si trova dentro di loro, adulti spaventati e smarriti. Ma c'è una cornice, e questa cornice teatrale è l'Accademia degli Artisti. Questi personaggi, già in preda alla follia, leggono insieme alla loro conduttrice e direttrice Carlotte il testo che si chiama, ironia della sorte, L'ignorante pazzo, e lo devono leggere per 3 settimane, ognuno a casa propria, ma sempre collegati con il santo computer. L'autrice scrive che ha sempre fatto danza fin da piccola e che da 2 anni insegna theater jazz, ma sua madre ogni mattina, come ci ha detto Federica prima, le chiede: vai a ginnastica oggi? Lei: no mamma, non vado a ginnastica, vado a danza, lo vuoi capire?
danza, non a fare ginnastica. E capirai, abbiamo sentito sua madre, la danza, va bene, se ti piace, pensa un po' come vuoi. La mente dell'autrice salta qua e là in questo romanzo, si ferma all'infanzia, ma poi vola al 2011, quando un suo testo teatrale, è un testo teatrale Il Ponte, un testo per la scena, un monologo che ha vinto un importante premio, fu rappresentato in quel periodo e aveva scelto un motto molto bello per questo testo, oppure si chiedeva, insomma, c'era una domanda molto problematica: perché il teatro è sempre così no? Perché se manca il teatro, la gente, la comunità, la società non è che ne senta, diciamo, tutta questa grossa mancanza in assoluto? Il 20 aprile muore di Covid-19 Sepúlveda, e il motto primo citato somigliava ad un concetto di questo scrittore. Pensava al fiume sotto il suo ponte, l'autrice Carla Di Donato, per il suo primo testo teatrale, i cui personaggi avevano nomi da swing jazz, perché lì scorreva il suo fiume. Ecco lì, come fili sospesi, toccacieli a piombo, svolacchi di null'altro che l'ete e che oblio. Ma questo fiume potrebbe ricordarci per caso, propongo, anche Eraclito e il suo tutto scorre, e noi che scorriamo insieme adesso come pietre rotolanti, ci perdiamo nell'accettare i cambiamenti? Qui c'è l'altra lettura della nostra attrice e c'è il nesso con il suo testo teatrale, con Il Ponte. A proposito, tu di dove sei? Ah, di qui. E quando sei nato? Nel 2022. Ah, quindi tu non lo sai. Non l'hai mai visto il... Cosa? Cosa dici? Teatro. No, teatro. Eh? Comunità. Una comunità. E c'è una comunità. Le formiche? La comunità sono le formiche. Ah, no, no, sono come le formiche. Una da sola non conta niente, ma due sono già una coppia, e poi un'altra ancora, e alla fine decine, centinaia, milioni di formiche tutte insieme, siamo noi. Il mondo popolato, cioè prima. Ma quindi il teatro sono le formiche? Non proprio. O meglio, un po' come le formiche, ma più bello, più grande, più... Insomma, il teatro è io e te, qui e ora, con uno che parla e l'altro che ascolta. No, non è vero. Allora, riproviamo. Il teatro è io e te, qui e ora, con te che parli e io che ascolto. No, non è nemmeno questo. Allora, dunque, mi impegno per bene. Il teatro è io e te, qui e ora, che aspettiamo l'autobus a Roma, alla domenica, pranzo, aspettiamo Godot. E mo chi è Godot? No, lascia stare Godot, Hamlet, Otello, Solness, ma che te ne frega dei nomi? Il teatro siamo io e te, qui e ora, che aspettiamo tutte e due. Non si sa bene chi o che cosa, e per quanto siamo in contatto, io e te, siamo in una relazione, una qualsiasi. E da qui inizia il viaggio verso l'ignoto, o la preparazione del piatto, o semplicemente
questo spazio vuoto è già teatro. Se c'è anche un solo essere umano che lo guarda. Ah, allora io sono il teatro. Sì, se ci sono io che te lo dico però, tu da solo, isolato, tu che fai la spesa, butti la spazzatura, ti annoi, ti siedi sul divano, accendi la TV, tu da solo, isolato, così, non sei teatro. Ok. Quindi fammi capire, se io butto la spazzatura, compro il giornale, vado a casa, leggo il giornale, eccetera, non sono nulla per te. Ma se tutte queste cose le faccio davanti a te, qui e ora, in uno spazio vuoto, questo è teatro. Sì, ma non devi farle tutte queste cose. Lo puoi fare, oppure puoi farne alcune, o anche non fare nulla, non importa. Quello che conta siamo io e te, qui e ora. Che sappiamo tutte e due che c'è uno spazio vuoto, che tutto quello che tu farai qui e ora sarà finto. E che tutto quello che io sentirò qui e ora dentro di me sarà vero, almeno per me. Capito? No. Una cosa. Secondo me, questa cosa qui, il teatro, è felice, è una cosa felice. A questo punto l'autrice ricorda la prima volta allo IALS di Roma, all'Istituto di Addestramento e Lavoratori dello Spettacolo, nelle cui sale hanno messo piede, come lei descrive, i più grandi danzatori. E qui il racconto appena accennato di un grande dolore per lei, quello di un maestro che purtroppo è morto, muore, e poi ancora un altro volo pindarico nel tempo, il Big Dance Londra, Trafalgar Square, Akram Khan, il grande coreografo indiano delle danze fusion. In piazza ci sono 200 danzatori, lui e anche l'autrice che partecipa a questa danza. Una grande, una enorme coreografia pensata per tre respiri e cinque elementi della natura, tutti insieme in un unico grande respiro condiviso. Il respiro, che è questa parola che ci fa paura, no? Messa a confronto con questo Covid. Che cosa è il respiro? Tutti un po' lontani dal respiro, ma allora no, perché l'autrice ricorda il 2016 e non c'era ancora questo maledetto, non c'era il virus, non c'era il veleno, invece adesso c'è, e l'autrice con i suoi personaggi vivono nell'ansia. Vediamo come respiriamo. Mio Dio, che cosa abbiamo? Ma tu ce l'hai, ma forse ce l'ho io. Oddio, il Covid. Ogni mattina l'autrice si misura la febbre e ce l'ha 37 da una settimana. Che cosa fare? Tamponi? Ce l'ho, non ce l'ho, devo chiamare a casa. Sono un'autrice, Dio, vedo i morti, le bare sfilare, una processione di camion terribile. E lui si diverte a tormentarci. Lui se la ride. Mi verrà a cercare mentre ballo o mentre recito. Sarò la sua ombra. Sarà la nostra ombra, una umanità intera con questa ombra nera. Ma era solo un sogno. L'autrice ha sognato, ha visto questa personificazione di questo veleno, ma anche noi, tutti noi, la vediamo questa ombra. Io per esempio ogni mattina e ogni sera mi tocco e mi toccavo anche prima la fronte, le guance. Oddio, scotto, ma la mattina dopo dimenticavo tutto, ma anche Carlo della mattina dopo dimentica questo sogno, forse si fa per dire, e dirige, continua a dirigere imperterrita i movimenti di questo gruppo.
corpo, i corpi distesi, i primi movimenti, tutti lì in mezzo a zoom e pian piano l'energia sale, incomincia a salire dai piedi e va più su, l'attività dell'anima e la danza. Qui l'autrice mi fa pensare alle grandi pioniere della danza del Novecento, alla Duncan, a Mary Wigman, ma soprattutto a Martha Graham, la sua energia al bacino, alla vagina. Io danzo con la vagina, da essa, da Martha, anzi dalla vagina di Martha e dalla vagina di tutte noi parte il tutto, parte l'energia, parte il nostro respiro. La tecnica Graham, la contraction e release, la contrazione e il rilascio. È sempre questo respiro. Questo Carlot non lo scrive, ma lo penso io. Non posso fare a meno da lettore e da relatore. Mi crea questo nesso con questi personaggi. Carlot, l'autrice, la direttrice del gruppo, come lei nel romanzo, gioca con i rimandi nel tempo e anch'io in questa presentazione, o diciamo proprio nella mia lettura, nella lettura di questo romanzo, sono stato un'anima vagante tra le pagine e anch'io ho fatto tutti i miei voli pindarici e i rimandi e le assonanze e i confronti con tutti gli altri personaggi della danza di cui lei ha parlato poi anche in altri momenti, nei corsi che ha fatto qui allo Stabile, nei corsi di Roma, eccetera, eccetera. E quindi arriviamo un po', la facciamo breve, flungio, arriviamo un po' ai personaggi che mi sono rimasti così un po' in mente, che poi te, alla fine, la nostra attrice, cercherà di farvi un quadro attraverso la lettura. Ma io vado velocemente. Questo flungio è nervoso, sottile, con gli occhialini, assume un'aria da intellettuale, però è un pugile, o vuole essere un pugile, ha un torace tirato e rigidissimo. Poi c'è il Ninia, che è tutto il suo contrario, bassino, viso tondo, però sincero. Non so, a me, quando ho letto questo libro, questo nome mi ha fatto venire in mente Nijinsky, la grazia innaturale di Nijinsky. Ma che dico, forse sono anch'io pazzo e tutti questi tra queste pagine sono pazzi, anch'io sono un pazzo, anch'io c'ho il Covid, sì ce l'ho, no non ce l'ho, forse ce l'ho, ma quando esce questo vaccino? Penso quando leggevo questo libro, oddio è uscito, boh, io l'ho fatto, ho fatto 3 dosi, anche la terza, perché sono un folle malato, anche, come dire, fisicamente, no? Ecco. Allora, il Ninia sembrava un Sufi. Questa è una bellissima descrizione che Carla fa all'interno del romanzo. Io amo i Sufi. I Sufi, il derviscio è un termine che dal sanscrito vuol dire colui che apre le porte. Colui che danza e tramite la danza spalanca le porte alla verità e quindi all'anima. Poi invece c'è questa argentina, e ritorniamo a questa argentina, a questa sudamericana, mezza italiana, un po' comica, un po' tragicomica, ironica, viso morbido, fine, l'anima sana del gruppo. Chissà chi c'era, però pensa l'autrice dall'altra parte del mare ad attenderla. Non importa, ora importa solo bailar, dice lei, importa solo danzare, ballare. Sandwich, con questo strano nome, era un'acqua marina dolce, morbida, pura, un'altra anima bella, obbediente, seguiva tutte le indicazioni della maestra, seguiva il ritmo. Ognuno di questi ha un dolore. Ognuno di questi personaggi ha un proprio dolore e una propria crepa. Ognuno di loro è un'anima ferita, ma andrà tutto bene. Tutti vogliono volare. La danza è volo. Un gruppo di
sberberati, chiamato su Messenger Good Morning 19, tutti a leggere questo libro dell'ignorante pazzo. Ma non finisce mai questo testo teatrale. E poi Carlot, dopo aver visto la flaca fare una danza serpentina come quelle della famosa Loie Fuller, se ne va a letto e stanca, ricomincia a sognare, guarda caso, e questa volta si trova al Dance di Roma 3. E ma non finisce mai, cara autrice, questo saltellare nel tempo? E allora qui a Roma 3 vede Eugenio Barba, Lodin Theatret, si vede a 8 anni, pensa ai suoi episodi di distacco, una sorta di essere altro da sé, come fare esperienza del vuoto. Mi viene in mente qui, nel mio rimando, Mishima, una visione del vuoto, la Yusena, l'Oriente, ma anche Akram Khan. Ritorniamo dove, da dove eravamo partiti. Episodi di sdoppiamento. Qui rimango un po' sconvolto. Poi capisco che sono gli attori, i danzatori, ma anche gli scrittori a sdoppiarsi. Sono come i mistici, come i dervisci, ma sono meglio come i mistici, attraversano la notte oscura dell'anima. Siamo al 30° giorno di quarantena. In un incontro a pericena dei personaggi vi è un monologo bellissimo di Sandwich che lascia tutti sbalorditi e dove la danza la fa sempre da padrona. Fra frammenti di Alda Merini e giochi con il cane, Moustache, e i ricordi di balletti al Teatro Olimpico di Roma, dove aleggiano ancora le voci, quelli dei danzatori di Béjart, e dove aleggia lo spirito di Nijinsky. E a queste voci mistiche si aggiungono quelle della realtà impazzita, come quella della signora del condominio che vede da lontano l'autrice Carlo e le grida: dovresti trovarti una fidanzata. Dio mio, l'ha scambiata per un altro inquilino, o peggio, l'ha scambiata per un uomo, un'altra vittima dello sciroccamento da Covid. Goodbye Covid. Pensate che cosa siamo senza le relazioni e senza amore? Siamo niente. Decisamente un singolare romanzo, una scrittura leggera pur parlando di temi profondi, una scrittura, Carla, piena di giochi, di rimandi e di salti nel tempo, di carte scompaginate, senza un apparente filo logico di avvenimenti, senza conseguenzialità di eventi, come si legge nella bella prefazione del libro fatta da Pergentina Pidacchini Floris. Un diario di viaggio nel dolore di questi giorni, una sorta di stazione in trama alla Strindberg, in diversi luoghi e diversi cuori. Sarà finito davvero quel tempo? Credo di no, quel tempo sta continuando, la realtà parla di altro, c'è un po' di miglioramento, ma non credo, io spero che possiamo dire che questa cosa, questo maledetto con la N maiuscola stia per finire. Non lo so, intanto ascoltiamo il silenzio, perché in questo tuo libro il silenzio e la voce del silenzio ha un ruolo principale. Che cosa ci salverà? Forse la danza, dici tu nel tuo bel romanzo, sì, e forse ci salverà la danza. E quando ho letto questa frase, questa domanda, anzi con l'affermazione susseguente sulla danza, ho pensato a quella grande donna che noi tutti, che tu, io, tutti noi amanti della danza, abbiamo amato terribilmente, e che è Dina Bausch. Ci rimane la danza. E qui ho pensato, e concludo, la sua bella, celebre frase, famosa in tutto il mondo: che cosa ci rimane? Danziamo, danziamo, perché senza la danza
saremo tutti perduti. Bene, ringraziamo Enzo per la sua lettura, non solo dettagliata ma anche puntuale, per i rimandi a suggestioni di carattere letterario, poetico e coreografico, ecco perché avevo presentato Enzo nell'introdurlo come una persona competente in materia, perché ci ha fornito moltissimi spunti di lettura che sono anche non solo personali in quanto suoi, ma personali in quanto segno dell'attraversamento che il romanzo ha compiuto attraverso la sua persona, così che ci restituisse una sua lettura individuale molto, molto sentita del testo. Enzo ci ha illustrato per grandi linee il contenuto del romanzo e si è soffermato sui personaggi che lo animano. Tra l'altro, Enzo, devo dirti che sulla pronuncia dei personaggi è intervenuta anche la Cadena della Crusca, che abbiamo interpellato perché effettivamente è controversa la dizione, no? Perché il caso è esploso e la Crusca se ne è occupata, quindi allora la sappiamo appunto il Flancio, il Ninja, la Flaca, Sandwich e appunto Carlot, ma devo dire che queste interpretazioni, diciamo, differenti l'una dalle altre sono comuni anche a me, cioè anch'io ho inteso diversamente diciamo, la dizione, quindi sei insomma in ottima compagnia, però sì. A prescindere, diciamo, dalla questione sui nomi, che in realtà, ecco, proprio per la loro singolare, diciamo, sonorità, sicuramente denotano un vissuto personale, individuale, particolare. È interessante dal mio punto di vista proprio l'intersezione tra il tempo che scorre e il tempo che si rapprende. Enzo ha parlato di Plotino, del neoplatonismo, come di alcuni riferimenti, diciamo, culturali che l'autrice tiene presenti quando racconta il percorso che l'anima compie confrontandosi con realtà, diciamo, drammatiche come quelle della terrena pandemia, e però senza dimenticare la sua vocazione verso l'alto, no? Verso lo spirituale. Di fatto, nella pandemia, così come il romanzo ce la restituisce, il tempo scorre monotono e regolare, solitamente anzi, cadenzato da vicende come appunto la scena dei feretri trasportati dai camion dell'esercito, oppure le notizie che ci riportano a una realtà ancora più dolorosa quando a scomparire sono personaggi, diciamo, noti, alcuni a causa del Covid di Sepulveda, altri per cause di natura differente ma sempre legate alla salute, come ad esempio Enzo Bosso, altri perché, come Morricone, volgono al termine di un lungo percorso di vita, ma anche il tempo che scorre, quello che i greci chiamavano Cronos, a volte di fatto si rapprende nel tempo debito, cioè nel tempo in cui certe cose maturano. E allora il testo è, diciamo, interessante perché questi cinque personaggi che condividono un tempo regolare e monotono, che deve essere regolare e monotono perché deve simulare una sorta di normalità, no? Nel caos delle diagnosi incomprensibili, oppure delle cure che faticano ad arrivare, dei vaccini promessi ma chiaramente ancora di là da venire, fornisce una regola, fornisce un ordine. Eppure, proprio in questo ordine regolare del tempo scandito da vicende appunto come quelle delle scomparse illustri o altre vicende, si rapprende invece il tempo passato, che è il tempo dei ricordi, che affiora e che a un certo punto acquista senso, e lo acquista sia per la protagonista, diciamo, del romanzo, che è Carlot, che nelle occasioni in cui si confronta con i suoi amici attraverso lo schermo vedere rigalleggiare, emergere sulla superficie, diciamo, della vita regolare, i ricordi del tempo passato, quindi le sue esperienze di danza, i rapporti con persone che l'hanno segnata ma che se ne sono andati, d'accordo? Quasi senza preavviso, no? Bruscamente, così come ad esempio i dolori personali, no? Quindi le esperienze bruscamente interrotte, anch'esse senza preavviso, così. Una mattina, mentre insomma in camicia da notte si guarda il computer, si ha la notizia che cambia la vita, e altre vicende, anche liete ovviamente, che
sembrano quasi detonare, sembrano quasi, diciamo, risuonare del tempo presente. E in questo senso io volevo appunto coinvolgere l'autrice, nel senso che anche gli altri personaggi in realtà subiscono questa stessa, diciamo, vivono questa stessa esperienza. Tu lo accenni, e l'ho accennato anche Enzo, ad esempio la Flaca ha la memoria di un mare che nella sponda apposta l'attende con una presenza che non si identifica bene. Che significato ha avuto per te, diciamo, la ridefinizione del tempo? Cioè, nella stesura del romanzo, questo tema è emerso, diciamo, chiaramente mano a mano che lo scrivevi, oppure è un'intuizione che hai avuto fin dall'inizio? Allora, intanto vorrei ringraziare Enzo Cordasco ovviamente per il suo attraversamento vero e proprio, insomma, in 100% e soprattutto in un modo così stratificato a tanti livelli, e grazie. E anche Pierpaolo di questa bella, diciamo, di questo bel inserimento. Riguardo il tempo, allora, mi ricollego anche ad una quello che in chiusura del suo intervento Enzo ha menzionato riguardo alla conseguenzialità degli eventi. Dunque, Good Morning Covid-19 è stato scritto, materialmente scritto, in pochissimo tempo, in neanche 2 mesi, ma ha lievitato letteralmente dentro di me per molto tempo, insomma, molto più tempo. E chiaramente questo tempo era il tempo della pandemia, della prima quarantena, quella in cui tutti siamo stati colpiti, ecco, detonata questa bomba, possiamo dire all'improvviso quasi, e ci ha travolto, perché la prima è stata davvero qualcosa che ci ha travolto. E dunque la ridefinizione del tempo in realtà è stato qualcosa che era lì dentro di me, l'ho trovata, scrivendo l'ho trovata, quindi nel momento in cui ho deciso di prendere carta e penna, perché appunto, come dicevo credo ieri, questa è stata la prima volta in cui ho scritto, la prima stesura è stata carta e penna, non al computer, è subito nato questo doppio binario, e quindi del tempo, appunto, diciamo, del quotidiano, insomma, che naturalmente è stato completamente stravolto, ma proprio questo stravolgimento subito dentro di me ha aperto l'altro vettore, quello del tempo debito, forse proprio perché durante quel periodo, mai forse come allora, c'è stata la possibilità concreta, fisica, quindi si parte sempre dal corpo in realtà, e comunque che ha coinvolto chiaramente poi tutti i nostri, tutto di noi stessi, di vivere, di attraversare in qualche modo, vogliamo dire, insomma, la nostra esistenza, quello che è la nostra storia, attraverso ricordi, attraverso, in tanti modi. E quindi scrivere questo romanzo ha significato sin da subito collocare in qualche modo, incastonare questi 4 personaggi più la voce narrante in un viaggio che sì, naturalmente parte da questa apparente monotonia dei giorni, no? E quindi del tempo cronologico, che sembrava in quel momento come congelato, come sospeso, e contemporaneamente vederli come prismi, nel senso, io lo dico, lo scrivo proprio a un certo punto nel romanzo, siamo tutti prismi, a volte riusciamo, lo siamo
e ovviamente c'è una differenza tra esserlo e manifestarlo, cioè che tutto questo non è poi riconosciuto dagli altri all'esterno, e quindi alcuni si riesce a volte a far emergere più aspetti, più lati di questo prisma anche agli altri, anche nel mondo esterno, a volte sì, a volte meno, a volte no, può essere una scelta personale, oppure non è questo quello che conta, il punto è che lo siamo. E sicuramente in questo diciamo, romanzo, antiromanzo, questo è anche un po' al centro, un po' una chiave di lettura latente, no? Qualcosa che accompagna sempre per l'intero romanzo. E quindi questi personaggi sono visti come prismi, quindi che catturano la luce e la restituiscono, e perciò io sì li inquadro, però poi lascio che vengano come appunto attraversati dalla luce, quindi è come se loro si presentassero come in un flash, come in un momento in cui la luce si rifrange, un riflesso, e dunque sono degli aspetti della loro vita che presentano sempre per forza anche delle crepe, che sono imperfetti in sostanza. Quindi non sono personaggi forse a tutto tondo in senso tradizionale, come anche chiaramente, sicuramente questo romanzo non ha una struttura narrativa tradizionale, come anche giustamente ricordato Enzo, nel senso della conseguenzialità degli eventi, no? Ma appunto è invece qualcosa che è tutto in realtà molto coerente, come dicevo c'è una conseguenzialità dell'anima e una conseguenzialità del criterio di fondo, che è quello appunto di coglierci nel nostro momento dal punto di vista umano, come esseri umani, forse più meraviglioso, in quanto siamo tutti miracoli meravigliosi, ce ne dimentichiamo forse, ovvero il momento in cui brilliamo in quanto imperfetti, e brilliamo in quanto in quel momento magari in un attimo ci attraversa la luce e illumina quello che è uno degli aspetti del prisma. In questo senso io definisco i miei personaggi, i protagonisti di questo romanzo, dei vetri di piume. E quindi invito Federica Bracarda qui a leggere l'ultima lettura. Tutta lettura della presentazione. Il flaccio, fisico da maratoneta e sguardo da Bogart in Casanova, ma stile XXI secolo, cioè più smilzo e molto più Isis-like. All'inizio era sempre, quasi sempre in trance, ma dal primo giorno c'era. Addormentato magari, ma c'era. In realtà, con il passare dei giorni, si svegliava da solo. Era diventato un tipo di buon mattino, red button sempre on, il pulsante dell'autodistruzione in tasca. Il flaccio si scaricava come una batteria elettrica. Iniziava a vibrare e vedeva i cavi della corrente che gli attraversavano il collo, la giugulare rossa come un peperone, il viso insaccato tra le scapole, il busto un mezzo trocco convulso, un tutt'uno con bacino e gambe. Se gli attaccavi la corrente al flaccio, poi non gliela staccavi più, o meglio, era lui che se la staccava da solo, crollando a terra nudo e sudato, in coma. La mattina dopo si riprendeva. Ballare era come morire un po'. Aveva iniziato questo impegno per muoversi all'inizio di questa quarantena. Poi gli era solleticata la buona abitudine, il benessere psicofisico e insomma aveva deciso di smettere di farsi 50 canne al giorno, di vivere in una nebbia costante e quotidiana che manco a Ferrara. Impallinato alla sua scrivania che non riusciva a vedergli nella faccia nel mezzo busto. Che non gli veniva voglia di fare niente, stava così e basta. Ma poi, a furia di svegliarsi alle 10 del mattino, aveva capito che c'era il giorno, che esisteva davvero con tutte le sue ore diurne, prolungate, e che era bene, alla fine dei conti, farci qualcosa. Magari anche a botte, ma dargli un tempo, un ritmo, una base. Quindi, alla fine, dopo svariate prese a male, inizia a reppare. Ma questa è un'altra storia. Il flancio è nervoso, sottile,
Con gli occhiali diventa un intellettuale con felpa e cranio laterale rasato, ma più che altro è in cura. E allora dalla cura tira fuori un testo, l'ignorante pazzo, che lancia alla sua tribù, noi. Ma se lo vedevi lì, in quel quadrato sullo schermo, si muoveva a scatti, frenetico, se lo sbatteva quasi contro quel corpo, non gli dava tregua, manco quando lo solleticava sotto le piante dei piedi. Il tormento e la crona. Il ninja era il suo contrario, più bassino, viso tondo e sincero, quasi sempre sorridente, era sciolto, disinvolto, fluido. Parlava poco, ascoltava molto, ma soprattutto non gli andava di fare un C puntini puntini O. Inutile che gli proponevi le cose alle 10:30 del mattino, lui se si svegliava alle 11:30 era già un risultato, però per il ballo era portato. O meglio, per il suo ballo, quello che si inventava sul momento lui, non quello che stava dall'altra parte dello schermo e che in teoria facevano tutti gli altri. No, no, quello alla ninja, che poi ninja. Ma perché questo nome? Ma che cosa lo poteva aver spinto a darsi questo nick del cazzo? Perché che non aveva nulla, ma proprio nulla, assolutamente, un fico secco nel ninja. Ah, forse un po' la silhouette. Sì, né grasso, né magro, né alto, né basso. Comunque lui era l'unico attore vero, ma non lo sapeva, perché con quella straordinaria mimica facciale e quella voce del cipuntini puntini o, e no, scusate, ma se lo sentivi così fuori contesto senza vederlo in faccia, allora era davvero, dicevo, con quei muscoli che si protendevano allungandosi a forma di babbuino scimpanzé umano, il bavero della maglia sempre alzato a forgiare il tuo orecchio alla Yoda, e quella sonorizzazione del volto, beh, era lui la vera star, il protagonista delle videochiamate, delle chattate, il personaggio. Ecco, l'ignorante pazzo, lui, il ninja dei noantri. E infatti, ha la Roma nel cuore, tatuata. Ma il cuore è grande, grande e pulito. Quindi, anche se ti guarda, ti fa quella faccia là, la sua, quella che ti fa sgranare gli occhi e sbottare a ridere, ma a ridere che le lacrime saltano su da sole e il cervello pure ti fa 48. Tu non pensare che è un cretino, perché lo so che in fondo magari ti viene questo da pensare, ma che una cosa così, quando c'è, è come quando guardi un bebè che dorme. Non c'è niente da fare. Grado zero. La flaca era argentina, ma anche mezzo italiana. Un volto morbido, fine e solare. Era comica, perché andava dritta al punto, quello dove di solito si dice siano gli uomini ad andare. Questione di rana caprina, pregiudizi gli uni o gli altri. Beh, quello. E il cibo, l'arte del preparare una pietanza, di cucinare e di approntare una tavola, di impiattare. Ci si nasce. Fluida e sciolta anche lei, scivolava con eleganza e naturalezza in discorsi seri, cioè di sostanza sulle necessità vitali in questa quarantena, e lascio voi decidere quali, ma anche sull'accento sudamericano, che subito trasformava una battuta in una samba o in una milonga. Era l'anima sana del gruppo, o meglio, quella che ricordava giustamente dove alla fine della fiera si andava sempre a parare. Chissà se era tutta dolcezza la vita, da dove veniva lei, da dove scappava lei. Chissà se era di sangue la strada che le ricordava casa. Chissà chi c'era che le aspettava dall'altra parte del mare. Forse nessuno che volesse ricordare in questa quarantena. Chi è e da dove proviene? Solo bailar. Sandwich. Sandwich era un'acqua marina, dolce, morbida e pura, un'anima bella, a contatto col mare, si muoveva come un'onda tra bimbi e mamme, tra vino a caraffe e video al cellulare. Era tosta da stare da soli, ma i cerchietti la salvavano. Sandy il suo idolo e Grease il musical del cuore. Il cerchietto a fiocco rosso a pois era il mio preferito. L'unica cosa, l'unica che a ballare faceva quello che le dicevi. E seguiva anche il ritmo, guardava tutto e tutti. Aveva voglia di fare ancora, di fare di più, ma intanto era un tutt'uno con l'accento toscano, e anche noi.
Oramai sembravamo tutti di Viareggio o giù di lì. Oh bimbi, che si dice? Il grullo dell'amico tuo? Della fia. E il toscano si era impadronito di noi come un antidoto al dolore, alla tristezza, alla depressione, al peggiore. Si parlava tutti insieme, ma Sandwich aveva curve da rally e a lei non piacevano tanto. E infatti si era messa in testa di dimagrire, ma questa è un'altra storia. La voce spezzata e rauca quando una volta un monologo le ha squarciato la pancia. Di solito era arrugiata di mattina quando ti parlava, un po' come si fa i bimbi o chi si è appena svegliato magari ma vuole sentire. Ti versava il caffè e biscotti a colazione, ma poi si metteva a guardare l'orizzonte, perché o tutto o niente. E solo lì, nell'infinito del mare, c'è qualcosa che ti può fermare dal sognare. La sua bici era il Pegaso per volare. Ognuno di loro, di noi, ha uno squarcio, una crepa, un frammento spezzato. Ognuno di loro si è ferito, forse non sapendo neanche bene dove né quando. Ma il sapone non è mai andato via del tutto da quegli occhi e li ha lasciati sensibili e la pelle è diventata più sottile, più calda e sfrangiata. Se li guardi in un prisma, sono vetri di piume. Quei quattro rettangoli si accendevano a turno, si animavano presto di colori, rumori, di suoni, di luci, di voci, di sfondi e di vita. Ci ritroviamo. Buongiorno. Inizia un'altra giornata, una giornata nuova. Ringraziamo Federica che ha così bene interpretato le parole di Carla, le interpretate da par suo. Come avete visto, il testo che ha letto per ultimo ci restituisce anche, secondo me, un buono spaccato dello stile che caratterizza il romanzo, perché è uno stile che sa, diciamo, alternare l'alto e il basso, il popolare inteso anche come cultura figurativa che parte dagli anni 70-80, sempre curve da rally, ad esempio, e anche però l'aurico, no? Rugiada di mattino, cioè i personaggi che ha descritto l'autrice in questo romanzo assommano appunto debolezze e anche per certi versi virtù, quindi anche apparenti difetti e allo stesso tempo però aspirazioni, diciamo, ad una vita più ideale, più perfetta e anche più sognata. Quindi io ringrazio Carla per averci presentato, averci portato questo romanzo, ringrazio anche Enzo per avercelo illustrato, Federica per averne letti alcuni brani, oltre chiaramente alla biblioteca di San Matteo degli Armeni che ha ospitato la presentazione, e ringrazio anche il pubblico che è intervenuto questa sera. Ricordiamo che Il Muore in Covid-19 è edita era nuova ed è, diciamo, disponibile ovviamente in rete, oltre che contattando l'autrice nei canali dei quali è reperibile, quindi immagino i social network. D'accordo? Volevo solo ricordare anche l'autore della copertina, dell'immagine in copertina, Nino Vario, un pittore siciliano che è autore di quest'opera Labirinto di pensieri, che si intitola Labirinto di pensieri e non a caso, infatti, ha un filo diretto, un trunion con il romanzo. Questa immagine che trovo, insomma, molto bella, mi ha ispirata anche durante la scrittura. E quindi ecco. Sì, è stato qualcosa di... Si capisce il classico, esatto. Il postmoderno, l'artificiale, il naturale, il pop, no? La rivisitazione, quindi sicuramente è indicativo anche del clima che si respira leggendo il testo. Infatti, e per concludere, come diceva appunto anche Enzo nella sua relazione, cosa ci salverà sicuramente, come c'eri la danza e la Fina Bausch, la frase che hai ricordato, assolutamente esemplificata, e poi forse ci salverà
in se stessa la vita. Io concludo il romanzo senza dire troppo, però con un'immagine, un episodio, un'immagine che si apre letteralmente e non metaforicamente, riapre e apre alla vita con un buongiorno. Certo. E ritorniamo alla vita.